I'm here with the doctor of Lyme. Il dottore della calce. Ciao Antonio. Sì, sono in diretta. We are live. Ciao, ciao Fanny, ciao Benny. Allora, oggi, siccome abbiamo il grande, grandissimo onore di avere con noi Fabio Familume, the doctor of Lyme. Parliamo di Lyme. So today we're here with Fabio, and because he's a super expert of Lyme products, then we will talk about Lyme. Va bene, Fabio, intanto salutaci un po' Ciao a tutti. tutti, buonasera a tutti. Grazie, Grande Fabio, grandissimo Fabio. Cioè, perché c'hai grandi muscoli. Adesso non fare. Quindi, hi, hi, hi everybody. Ciao Mario. Quindi Fabio, che cosa ci vuoi raccontare oggi? Stasera utilizzeremo tutta la linea della calce cruda, quindi tutto quello che comprende calce cruda vuol dire calce cruda classica, ovviamente che tutti conoscono per gli effetti che già realizziamo e che nel catalogo mostriamo, ovviamente. Vedremo anche il nuovo intonachino, sempre di calce cruda, ma vedremo anche come finitura tinta stucco, che è l'ultimo arrivato della linea calce cruda. Okay, so tonight, as Fabio is saying, we will talk about calce cruda, and not only the product that everybody knows, but also the other two complementary products, which are calce cruda in tonacchino and the new tinta stucco, which is a base, basically a lime stucco, and we will see how Fabio uses all of them. Quindi ho detto che praticamente vedremo adesso come tu lo usi. So, no stencil tonight. Quindi No, oggi niente niente stencil. Ah, stencil. mannaggia, oggi niente Oggi stencil. si potrebbe mettere alla fine se vogliamo mettere, ma non mettiamo perché So, we're laughing because today no stencil. I'm sorry, guys. Tutto Ah, certo, il artistico. dottore oggi ci fa vedere solo robe artistiche, quindi. L'artista potrebbe avere, per esempio, diamo degli effetti scialbati, praticamente dei So mattoncini today no stencil, as we immediati. said, and we're going to show you how to do these Volontari. artistic effects with it's a sort of a brick effect. In fact, the post that we used today to promote the class was a brick effect created by our friend Peter Hu from Taiwan, and this is all done with a calce cruda mix. Allora, Antonio Manna ha detto che lui se ne va perché non usi gli stencil. Ciao, Ciao, ci sentiamo, bacione. ciao, sì, ci vediamo, non c'è problema. Proprio lui che è un artista che crea sfuma e colori, è proprio lui che è un artista. Stencil è una chiusura dell'arte. Noi Sì, artisti tendiamo a esatto. creare queste cose a mani libere, cioè, questa è la cosa bella, Bom dia giustamente. do Brasil. Hi Ovviamente there, hi Carsten. l'effetto sciabattura si può anche utilizzare per andare a creare anche gli effetti pietra consumati nei secoli. Questo è un effetto tipo travertino che negli anni l'acqua ha levigato e ha creato praticamente una pietra levigata. So Quindi può this effect essere. that we're showing you today that we call in Italian scialbo, right? It's a very traditional heritage type of technique that is normally used to create a sort of really nice filling in a way, kind of color wash that gives you also that patinated effect that is typical of Questo grounding qua, alla fine connect. fine, il vero sciallo effettivo So sarebbe the così. real scialbo is this Sarebbe così. one. È una velatura su It's like a velatura di color calce. wash, a lime-based color wash that we do on top of a lime product. Che va pian piano a arrotondare e a creare That questi is, effetti morbidi di that Lyme. gives us this, you know, softness and rounded effect on top of our walls. Quindi Fabio, con cosa iniziamo allora? Allora, intanto vediamo subito calce cruda in tonacchino, che è la nuova formulazione. Quindi vediamo subito il prodotto perché è interessante, perché all'interno c'ha una pietra pomice e anche all'interno c'ha queste fibre in canapa che aiutano a creare alla fine la So. struttura, diciamo, del prodotto. Quindi anche se il prodotto va in materia, va a spessore, quella canapa aiuta a legare, anche se crepa leggermente il materiale, Lo rimane canapa sostiene. che sostiene, esatto. So the first product that we would like to show you today is our calce cruda in tonacchino. So this is actually not a new, totally new product because you see Si può it's been vedere, around for quite some time. And the new one, the difference is that we added what we call
pumice stone. It's a very light stone that you can see here, and also hemp threads. And these threads, these hemp threads, are actually not only cosmetic, but they do have a sort of strengthening, you know, like a filling action of the plaster itself. It's a product that we can use both outdoor and indoor, quindi è un prodotto che possiamo usare in interni e in esterni, previe varie preparazioni. Certamente con la calce calce devi amare l'effetto che nel tempo prenderà, quindi andrà in invecchiamento, avrà un effetto nuvolato, ma è la sua bellezza quella. And we know that in exteriors, whenever we use lime, we have to be super conscious of the expectation of our clients, because lime outdoor is more subject to weather agents, and whatever affects lime does it in a very natural, beautiful way, but it is certainly creating a sort of patinated look that it's only typical of lime finishes. Qui già in questo pannello c'è già una struttura di poliscotch, creata una struttura di o finto mattoncino col classico, o qui faremo l'effetto pietra travertino per capire la potenzialità del nostro. E il fondo che cosa hai il fatto? Fondo lì? Prime, il nostro ok, prime. So this is a sample, a board where Fabio already created some design, you know, like a small brick design, and on the other side where you see the larger bricks, this is where he's going to apply the travertino, let's say, look with calce cruda. The base is a primer, so we always use our Nova primer. Allora, il prodotto quando arriva di solito il tonacchino è leggermente un po' più sodo. Un goccio d'acqua all'interno frusta e lasciarlo fare la salamandra sarebbe consigliabile. Okay, so the intonacchino, because of the formulation, we said that it has this stone in it, this pumice stone, and also the hemp thread, looks a bit more rich, we can say, a bit more tixotropic than other products. So whenever you get it, and if you feel that it's too stiff, you just need to add, let's say, 3-4% of water, and this water will help you to have a better flow once you apply the intonacchino. Hey, ciao Giuseppe. So you can hear the noise, and Fabio says this is the pumice stone that we added to the product. So you see it has a certain thickness. Quindi praticamente tu disegni prima con il tuo scotch. Io creo già uno studio praticamente che cosa vuoi ottenere dalla parete, un effetto, o un effetto pietra tipo un travertino, oppure un effetto veramente mattoncino classico, industriale, anche da effetto newyorkese, perché un effetto così è molto newyorkese. Allora, questo adesso abbiamo trovato un nuovo nome, this is our new New York style. Perché siccome il nostro dottore della calce va sempre a New York, allora è un aspetto. Ciao Hans, hi. Okay, so what Fabio was saying is basically before you start, as always, you have to know more or less what you're looking at as a final design, let's say. And therefore he calls this brick effect that you see here kind of New York style, because in the movies that he watches you see a lot of bricks in residential homes. Scusami, una domanda dal nostro Eugenio from Portugal. Lui ci chiede, ma qual è l'ammontare dell'acqua? Cioè, secondo te, quanta acqua più o meno in percentuale possiamo mettere su 20 kg? La frusta, il mio litro di acqua, e pian piano lo verso e giro il tratto. Potrà essere un 4-5%. Ma una cosa minima, un 5%. So Eugenio, it's nothing big. He says that basically he does it like according to the thickness of the product. We could say that it's maximum 5% of water in 20 kilos of product. Non c'è una percentuale. It also depends on your hands, you know, how you like to apply the product and so on. So we keep troweling. This is something that we do in one single layer, giusto? Lo facciamo in uno strato solo. Sì,
Okay, so it's one coat product. Ecco, allora adesso preparati perché il nostro Giuseppe Ciociola ci sta facendo un'altra domandona. Prima di mettere il nastro o carta gommata che sia, si può anche procedere a fare una base con lo stone o l'archi per dare, non leggo tutta, per dare alla fuga una naturalità maggiore. Cioè lui dice se noi creiamo maggiore spessore, sì, no. Spiegaci. Non va ad affogare l'effetto. Ok, prima fammi introdurre la domanda. So for our English speaking friends, Giuseppe wants to know how if I do before applying the masking tape and creating the design of the brickstone, what if I use for instance Archi Fondo or one product of the Archi line so that my grooves are actually more natural and thicker? And the answer is sì no, che significa? Sì, no, in senso che siccome qui dobbiamo fare un effetto scialbato e quindi useremo anche il calce crudo dopo per andare ad affogare un po' i nostri mattoncini o le nostre pietre, quindi anche la fuga, anche se non c'è un fondo strutturato, non serve. Per questa tecnica, potrebbe non essere necessario. Ma se invece vogliamo fare un mattone pulito e lasciare magari la pietra veramente decisa, quindi con qualcosa sotto di ruvido, ovvio che fare una struttura con un archifondo sì, potrebbe essere una buona idea. Quindi Giuseppe, è una buona idea, un'ottima idea, dipende sempre dall'effetto che poi andiamo a creare. In questo caso cerchiamo un mattone un po' più morbido, no? Quindi la fuga non ci interessa che sia così piena. So the answer to the question, should I create a more structured, textured, let's say, base coat so that my groove becomes bigger? The answer is yes and no. It depends on what kind of design eventually you're looking at. If you want to have a more clean cut type of stone, then yes. On the other hand, here with this technique, we're trying to create something that has a softness and therefore the groove doesn't have necessarily to be that big. Perfetto, quindi nel frattempo tu hai lavorato utilizzando, ce lo fai vedere quell'attrezzino? Ok, so in the meantime we have used this like plastic pad. Esatto. Che tamponando okay. La struttura. That everybody knows because it's used since years to do split stone effects. We have horizontally, quindi l'hai usato. We can also scratch a bit, you know, so it does have to look natural, as we always say. Fatto questo bisogna aspettare che va un po' in maturazione, in cottura per materiale, quindi si parla di quei 20 minuti anche buoni, perché ecco la cosa molto bella che ha calcicuro dentro un archino che dà il tempo di lavorazione. Questo è un bel vantaggio per noi decoratori, perché avere un tempo perdi 20 passa minuti per gestire la struttura, poi andare a lisciarlo, devi lavorare con calma. Ok, so basically once we're done with creating the design, we have to wait no less than 15-20 minutes, as Fabio says, in interiors. And this is a plus of the product because it gives you, most of all, the right time to work into it and you don't have to rush, basically. It doesn't dry too quickly. Adesso andremo, non c'è il tempo, perché so che bisogna aspettare abbastanza. Andremo andare a lisciare con la spatola. So once it starts to set, hi Edwina, hola. Then we go back to our wall and we kind of smooth it down a little bit with the trowel. I'm trying to reconnect. Sorry, we have as always a little Wi-Fi. Okay, so this is the kind of effect and the type of natural visual that we're targeting. Okay, ovviamente invece nell'effetto mattoncino possiamo ruotare. If we want to do the small brickstone effect, then we can compress it with this round movements, as we say. Ovviamente quella pietra che all'interno crea queste curve. And the little imperfezioni che vediamo in questi altri mattoncini. And the stone that is actually in the formulation, in the product, this pumice stone, once you compress it with this rounded movements with the trowel, gives you, you know, leaves these marks which are then also visible in the final board. Okay, so it's all done on purpose. Anche se non è perfetto, sapendo che andiamo a invecchiarlo con la calce cruda, non diamo quelli là, c'è proprio la perfezione.
quindi non è che andiamo più a essere precisissimi, per quello che era affogato, quindi con vari passaggi, con vari veli, per andare a creare questo effetto morbido che vediamo nei pannelli. Okay, so in this moment we don't have to look for perfection, as he says, because we actually want afterwards to apply other coats of other layers of different products, and therefore we still have time to make small adjustments if eventually needed. So you see here now we remove the tape, which is always a very interesting moment. Always remove first the tape horizontally, and then the vertical masking tape. It makes it much easier. Super fast, instead of doing it the other way around. Allora, Manna dice che voi siete già perfetti in quanto applicatori, decoratori. Non so se è una questione di categoria. Ma dopo ce lo spiegherà. Ok. Quindi togliamo tutto il nostro tape. Sì, beh, lo cavo perché il discorso di far vedere che viene fuori alla fine, giustamente, adesso ovviamente qui all'angoletto. Vedete questa bellissima t-shirt da Nova Color Ambassador? Si vede che lì prende meglio. Ma da mai mi ha fatto? Non so. Prende la connessione? Questo qua. Si può prendere la connessione, vero? Sì. We have as usual some connection problems. Este effetto è indicato para che tipo di ambiente, quindi dove lo metteremmo noi un effetto del genere, ci chiedono. Allora, New York di sicuro. Tornando a New York, ti prendi in giro comunque. Che vedessi questo effetto brick bianco, bel bianco pulito, combinano a silere con il nostro corpo opaco, poteva diventare veramente super lavabile e l'estetica veramente di quei loft che si vedono sulle foto bellissime. Okay? Esatto. Quindi si potrebbe inserire tranquillamente anche in un ambiente moderno, ma come una taverna, un ambiente molto rustico, un effetto salvato così. Exactly. So the question was in Spanish, where would you use something like this? And the answer is, well, it depends, because it can actually be used both in modern, like a loft style of apartment. Suppose you can protect it with our mineral sealer and with the clear finish on top, it becomes superly washable. It could even be like a backsplash wall in a kitchen. Or in a more like country style, like a cottage house, you know, in the countryside. And this is something super typical of certain Mediterranean, we can say, environments, and not only. Even in the UK, you have a lot of brick, right? Anche in America, in Inghilterra si usa molto brick. Non so se te lo puoi spiegare bene in spagnolo, perché non è un idioma che hablo perfetto, però diciamo che sì, questo è un effetto che si può utilizzare in un moderno, così come algo di más tradicional. Nosotros lo vemos muy bien en el moderno, por cierto, pintado en blanco, por ejemplo, y protegido con un clear finish, con un coating, para que se pueda limpiar bien en la cocina, ¿no? Para decir algo, y además yo lo veo muy bien al exterior, en una fachada, una casita, en la campaña, algo que sea más tranquilo. Una colonna in brick mitica, veramente, quando fa così comunque è così, è colonna mattoncino classico con insomma pietra. Anche la combinazione dei due è interessante. Also the combination of these two is quite interesting. We have seen recently a lot of brick effects, so somehow there is also a kind of fashion for this. Allora il nostro Mario Bancone si propone con due nomi, perché l'effetto New York, uno è l'effetto crepa, Mario, anche no, perché insomma non è proprio, e l'altro è l'effetto sisma. Beh, non sono bene auguranti, nessuno dei due. Comunque, torniamo a noi. Torniamo a noi. Il pezzettino che utilizzo sempre qualche volta per un discorso che è il mattone a punta viva non è mai molto bello da vedere. Ok, so these pointed corners, he says, they're not so nice to see. So basically what he does with this tool,
E con questo qua riesco un po' a spaccare un po'. So it's kind of breaking a bit the brick stones, so that everything looks more natural. Okay. Remember that this is what we are targeting, always a natural effect, something that has been around for some time and we just, you know, revamp it, make it again good looking in a way. Quindi sì, ritornando al dove mettiamo gli effetti, beh, sempre dipende tantissimo anche dall'arredo, dagli elementi di design, dai volumi, dalla luce. Sono tanti elementi che ci devono guidare nella scelta. Io ho sciarbato con il bianco perché è un classico mediterraneo in realtà. Uh-huh. Vediamo anche molte volte nelle strutture di quei trulli. Ecco, sì, anche in Grecia, per esempio. In Spagna fanno questi effetti. In Andalusia. Quindi io con quel bianco in realtà noi ricordiamo che la calcicuta può essere tinteggiata. Quindi, okay, so we're using white here because it reminds a certain Mediterranean environment, you know, like Italy for sure, south of Spain, Greece, Turkey, and this is a color that is always has always been around, you know, it's always a trendy color. But remember that you can actually tint calce cruda in tonacchino, the same way that we do tint calce cruda, and therefore there is no limit in terms of color schemes, or almost no limit. Ok, quindi Fabio, adesso cosa ci racconti? Adesso spostiamo il tutto. Quindi ci prepariamo per la scialbatura. Esatto. So now we're getting ready for the final part, which is what we call scialbatura in Italian, that as we said it's a kind of heritage technique that was very popular years back, and it's been lost a little bit, but we like to talk also of our traditional, you know, products and techniques, and this is what people normally like when they come to Italy. Quindi adesso qui ci troviamo. Esatto, ho il pannello diviso in due per un motivo. Siccome che la saldatura è un effetto di velature su velature su velature di calce, quindi servono tempi molto molto lunghi per riuscire a realizzarla. Abbiamo la fortuna di avere calce crude di varie granulometrie. Sfruttiamo quindi tutto quello che è la calce cruda, vuol dire l'intonacchino, vuol dire il calce crudo, che non diventerà più a spatola, ma anche il calce cruda classica diminuito al 20%. Dato al pennello inizierà a dare questo effetto qua, quindi andrà a riempire praticamente la mia trama, la mia pietra. Allora, diventare lunghi. Allora, prima di tradurre ti devo dire da parte di Mario Bancone che sei mitico, sei unico. Ecco. Però vabbè. Ok, hai un fan. Anche tu hai un fan. So now what we're looking at is a board that Fabio has already divided in two. The purpose of this technique is to use the whole calce cruda collection. So we started with intonacchino, which is certainly the rougher product, you know, with the bigger grain. And now we will show you how to create this scialbo, this color wash, we can say it easily in English, using the standard calce cruda that everybody knows, diluted with water, 20% of water, okay? And it's enough, you see, so this is diluted. Allora, non si scioglie benissimo, ma non è un problema, perché poi quando usiamo la pennellesse, we use it with the brush, and by brushing it, we kind of break the little grain inside calce cruda, and you see, it is not totally hiding, so the beauty of it is that we are kind of overlapping two, three different products you will see in the end. So we move away from a super rough texture, which is what we created with intonacchino, to achieve a quite, you know, smooth one with the final product that we will do on top of calce cruda. Quindi questo è calce cruda, il nostro classico calce cruda diluito al 20% applicato con questo pennello tipo spalter. Se fosse più grande sarebbe molto meglio, molto prima. Come dicevo prima, calce crudo in tonacchino qualche cavellatura la può creare, perché lavoriamo con molto spessore per fare questi effetti venature. Quindi qua abbiamo il famoso effetto crepa di Mario, che è visibile. Potrebbe fare, ecco. Esatto. So, the idea with calce crudo in tonacchino, due to the thickness of the product, we may have, especially if it dries fast or whatever, we may have some little
how do you call it, cracks, you know, small cracks. But this is not a problem because the point of this technique is to overlap, to put on top of calce cruda in tonacchino the finer product, the standard calce cruda diluted with water. And this will help us kind of, you know, close whatever little cracks or little imperfections we have created on the surface. Then how many layers of calce cruda diluted you want to apply, this is really something that it's quite personal. So it depends on how smooth and how much you want to fill up all the little holes, and if you like to leave it a little bit more rough, let's say, then one coat could be actually enough. Nei tempi passati, lo scialbo, adesso arriva la professore, il dottore con la professoressa della calce, lo scialbo era utilizzato anche proprio come quasi strato di sacrificio, no? Era la parte che si sacrificava nelle facciate perché andava a proteggere il mattone, quindi la calce, tutto quello che mettevamo sopra i mattoni, soprattutto gli strati, quelli più finali, servivano proprio come strato di sacrificio per proteggere la struttura. Hai visto? Sort top. Mitica. So, well, now they're teasing me. Non sapevo neanche che avessi fatto questo. They're teasing me. What I'm saying is that the final color wash, which is what we're doing now with calce cruda, has to be considered like in the past, a sort of layer that we sacrifice, because the point in the past with all our beautiful lime walls and lime buildings in Italy was to protect the brick. You know, so the product itself was actually a functional product, a functional application, because the whole point was about the protection of the brick, therefore how to protect the structure of the house itself. Ecco, abbiamo un altro nome, un Rotterdam look, perché anche Rotterdam evidentemente... Okay, okay, so we need to find a name for this technique. Allora, adesso vedete che già inizia a sorbire, in realtà uno che è in parete, il tempo che va a fare a fine parete, torna indietro, potrebbe anche già subito ripassare continuamente, quindi in una giornata in realtà possono fare più passaggi per andare a arrotondare e creare questi effetti morbidi in parete. Okay, so it's a very quick effect application, let's say, because being lime on top of lime, it dries quite quickly. So suppose we have a wall to do, by the time we have completed our first layer, then we are ready eventually, if we want, or if we wanted, you know, to go back and do another layer on top. The fact that he's doing a second layer is because he wants to achieve a quite smooth, you know, brick stone effect, nothing too coarse, and for this reason he's going over it again, sort of still wet in wet application with the same product. Okay, so this was about the calce cruda diluted with 20% of water on top of calce cruda in tonacchino, and now we move to the final step where we use the third product of our calce cruda collection, which is a new product that most of you haven't seen yet, called calce cruda tinta stucco. Mario, questo neanche la leggo perché mi stai a prendere un po' in giro oggi, però va bene, dai. No, no, The Voice, siamo su TV adesso. Okay, so this is the new product, tinta a stucco. Okay. Tinta stucco può essere diluito dal 10% anche al 40%. So, tinta stucco, spieghiamo un po' il nome, perché è tinta o è stucco? Entrambi, bene. Con la spatola, se vogliamo dare delle velature o delle sfumature lucide al nostro calce cruda classico, oppure possiamo anche utilizzare come stucco classico suo, ricordiamoci che tinta stucco è sempre grassello con dentro l'argilla, quindi quando va a essere lucidata non arriverà mai ai livelli di una classica calce, le tinte saranno molto più piene e molto più, diciamo, naturali quasi. Quindi è interessante anche come differenza tra una Florenza che diventa un super lucido, una calce bellissima, luminosa,
bella, ma questo qui è un effetto invece molto più naturale, molto più easy. Okay, so I'm asking Fabio which some explanation, let's say, about this product. So Tinta Stucco is a new product that we haven't launched yet, we can say, in the market. It is a tinta, so it's a paint, but it's also a stucco at the same time. And as a paint, you can dilute it up to 40% with water, or you can use it with no dilution with a trowel, and you can get some, you know, stucco-like, you know, polished plaster type effect. Although this is not as glossy as the Florenza that we were showing you the other days, basically because it contains also clay. So the point about this product is to have a technique and a final texture that is more natural, we can say, and not necessarily super glossy. Quindi si potrebbe fare anche tipo uno stucco opaco, quasi. Opaco no, ma molto più naturale, più satinato alla fine, okay. Più morbido come effetto. Ok, quindi in questo caso invece lo usiamo proprio come mano finale per creare questa sovrapposizione. Qui siamo sempre al 20% perché cercavo l'effetto già pieno, perché è interessante il 40%, magari si può vedere un effetto scialbato ancora di più con 40%, con più colori si potrebbe andare a giocare freddo su fresco. Okay. Calce cruda, tinta stucco, in this case diluted again with another 20% of water. Not too much, because we don't want to have a super transparent color wash, but we need something that has still a little bit of body. And obviously we could play much more with the colors and combination of different colors, and the more we dilute calce cruda tinta, let's call it this way, the more transparent our final, you know, work, let's say, on our wall will look in the end. Cosa molto importante, si stende dandolo anche una generosi, cioè quindi abbondanti quantità. So when we apply it quite thick, we don't have to be stingy, let's say. Si lascia che we let it set, it has to be sort of absorbed, you know, by the wall itself. And then we go back with the same brush with no product, just to blend it in a little bit more. Allora, un'altra domanda. Per esterni, per applicazioni in esterni, sopra questa nuova tinta stucco, dobbiamo applicare una protezione? Acqua di vetro. Sai, yes. Se vogliamo proteggere, la soluzione sarebbe quella, per dargli resistenza meccanica più lunga, ovviamente. Mm-hmm. O se no si lascia naturale, ma con il rischio sempre che comunque calza. O evidentemente anche, eventualmente anche la fase silostane. Anche la fase silostane può essere molto utile anche per lì, giustamente sì. Però capiamo già che è calce sempre, quindi dare una garanzia che resista è difficile. Anche se l'Italia è fatta di calci, siamo esatto, ancora qua. Sappiamo già, esatto. Ah. Eugenio, yes, normally when you do this in exteriors you have always the same two options, either fase silostanica, tinted or neutral, or the acqua di vetro that you already know because you use it quite extensively in Portugal. And the point about the protection, as we were saying in Italian, is that it's always related to the expectations of our clients. If we know that lime gets affected and gets a bit, you know, aged in a slightly different way compared to acrylics, then we could also leave it without any protection. But because the client's expectations are usually quite different, we always recommend at least a mild protection with fase. Anche se sappiamo che siamo in un'epoca magari la calce, lo smog non c'era, adesso siamo pieni di. Yes, it has to do with pollution, it has to do with acid rains, and for this reason we normally recommend a protection on top, which anyway doesn't alter, doesn't change too much the final look of the product. Okay, so we keep brushing with no products. It's more about blending in this tinta a stucco with what we've done underneath, below. Okay, so it's a pre-process application. We did first the Intonacchino, which is the rougher product with a certain grain size, and then on top of Intonacchino, one coat diluted of standard calce cruda just to fill up a little bit the holes and to make it more uniform. And this last layer is what we call scialbo, so it's a kind of traditional, super traditional color wash done with lime products. And again, this last layer
calce cruda tinta diluted with no less than 20% of water. Ok, abbiamo ripassato, quindi appena si scarica, ripassato apposta per ammorbidire ancora di più l'effetto che ha calce cruda classico, che è ruvida, è farinosa. Qui parliamo di un prodotto non farinoso, parliamo di... And the reason why we have used as a final layer the tinta astucco is because usually calce cruda, for those of you who use it, it's quite... It has a little bit of grain, it's a bit dusty, we can say, and therefore if we don't like the type of finish, the tinta astucco helps us because it's smoother. Allora, Eugenio dice, capisco, stiamo facendo tanti campioni di facciate per un hotel e gli architetti vogliono un effetto liscio, quindi credo, non si apre più la domanda. I'm sorry, Eugenio, I cannot open. So you believe that it's the right product? Ah, ok. Quindi credo che questa tinta calce cruda si possa ottenere. Sì, yes, Eugenio, this is really the reason why we did a more like a structured collection of calce cruda. Before, remember, we used to have only one grain size, which is the standard calce cruda, similar to Marmorino KS. Now we have these three different options, so the Intonaco, calce cruda standard, and the Tinta Astucco, so that you can choose depending on the final, let's say, look that you're trying to target. Okay. Ciao Ruben, ti saluta Ruben da Malta. Saluta. Ciao. 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 Ok. Adesso, so guys, we're about to complete our little exercise for today. Quindi ora siamo invece nella parte... Allora, io vado a fare un effetto un po' muro che vada, ci sia spaccando. Un po' broken, però un po' broken nature. Però all'applicatore a divertirsi se fa o non fa, per me già è bello così. Ok, so what we're saying right now is that for Fabio this is already, and not only for him, we can say secure social distancing, please stay away. This is already a finished sample, okay? So if we like it, and we do like it, this could be done. We don't need to do nothing else on top. But if you want to be a bit more creative, like here, and to stress a bit the broken nature type of look, then we can go over it with, possiamo applicarci ancora? Applicare calce crudo, ovviamente. We can go over it, ma però se adesso tu ci metti calce cruda, avremmo potuto evitare in questa tecnica di dare la tinta stucco? No, farla sempre prima perché sennò fai fatica a gestire l'invecchiatura, diciamo. Ok, so what I'm asking Fabio, since he's now going to apply again on top of this another layer of calce cruda to achieve that type of broken, let's say, aged look. So what I was asking him, do we anyway need to do the tinta, the paint, before calce cruda? And he says yes, because it's functional, that application, to achieving this type of aging that he's showing to us right now. Le imperfezioni che trova calce cruda verranno... poi risulteranno in questo caso qua. Qui si vedono proprio l'effetto della ondulatura del mattone sotto all'intonaco. So the idea here is that we are creating another layer, so a thicker layer on top, as if behind our last layer of calce cruda we uncover, we see the bricks that were there before. You know, it's like you're kind of bringing up whatever had been done before with calce cruda itself. So it's like a combination of two different techniques. So the whole point is to do something that has to do with aging, you know? And we see a lot of walls like this, at least in our country. Quindi l'Italia è abbastanza ricca di pareti di questo tipo, diciamo, tra quelle belle e quelle... Okay, so going back to the question that was asked before, where am I going to use this?
Fabio says Italy is full of situations where maybe in a super modern house or new house, we are asked to recreate at least a wall that has that, you know, that feel of aging, you know, because modernity is good, but somehow to add an element more traditional application even inside a super modern house is something that happens quite often. E spesso poi ci chiedono di farlo anche in bianco, proprio perché il bianco comunque è una tinta neutra. Una tinta neutra e quindi è un colore elegante, che esatto. Adesso andiamo a cercare la calce cruda di colorata, perché un colore sabbia. Ecco, guarda, Luigi Mazzei intanto ci ringrazia per il webinar e poi lui dice che arriva dal mondo del graphic design e da quando ha conosciuto Lammanno si sta dilettando con calce cruda. Bene, grazie Luigi, ci fa piacere. Come direbbe qualcuno, calce cruda tanta roba. E adesso che abbiamo anche questa linea più completa, ci possiamo divertire a creare effetti diversi. Quindi adesso stiamo lavorando per arrivare a creare da zero il nostro muro antichizzato. Esatto. Quindi anche le tinte sono interessanti, perché calce cruda ha delle tinte molto morbide. Molto piene, diciamo, quindi sempre tinte ossidate e quindi quelle che è proprio il muro consumato. Mm-hmm. Okay, so what we are doing now, we are working, you know, we're applying to create this aged vintage wall, we can say, and even the choice of colors is obviously super interesting because we need to make sure that we use natural saturated, we can say, colors like this one. In this sense, calce cruda helps a lot. Okay. Una cosa molto bella che calce cruda, che è un materiale che comunque dà il tempo di lavorazione, quindi è un tempo molto aperto, è il tempo digestivo in parete, senza andare a correre, impazzire. Mm-hmm. Può essere sovrapposta continuamente, comunque il materiale si fa. And another positive thing about calce cruda is again the open time. So you see, you can keep working with the product, you can overlap, you can create so many different structures. E guardate adesso con questa magia del nostro dottore come cambia la nostra parete. Cioè, era bellissima prima in bianco, tac, arrivi te e mi fai la muffetta. Non è una muffetta, questa è la tinta di calce che sta consumando nel muro, ovviamente, muffetta, veramente. No, we're laughing. I'm saying it was so beautiful in white, and now it's kind of creating a sort of aged vintage. Ho vinto io con l'effetto vintage di calce cruda. Vintage look on our wall. Always colors will change the world. Eh? I colori cambiano il mondo, perché adesso che ci siamo messi a usare il colore, praticamente stiamo passando da un webinar all'altro dove l'effetto che avevamo creato prima, così pulito, di questo mattone, a me ricorda, non so, Ostuni, no? Il bianco di Ostuni, quello che abbiamo fatto prima, ed è veramente qualcosa per noi di molto legato alla nostra tradizione. E adesso passiamo da quel bianco a qualcosa di totalmente diverso che in corso d'opera poi prenderà forma. Prende questo effetto consumato, poi di un intonaco che si sta risuonando, sta consumando, mm-hmm. E sta fotocopiando tutta la struttura che è sorta. Uh-huh. So we're kind of applying now this fine layer of calce cruda tinted, and actually, as you can see, it doesn't hide anything. So it is making even more prominent whatever design, whatever texture Fabio had created before. E Alin, sì, hai ragione. In realtà, tinta a stucco è un nome storico, perché una volta la tinta a stucco era poi l'unico prodotto che esisteva. La pittura nasceva come tinta densa, solida, e poi poteva essere utilizzata piena, senza diluizione, oppure diluita per creare effetti scialbati o velature di calce. Oggi proprio stiamo spaziando. Oggi siamo a bomba. Ok, so you see, it is still fresh, so you can actually... No, ok, ci siamo. O seu trabalho è molto bonito, top demais, obrigada. Spectacular. Ok, quindi io quando scherzavo prima che sembrava un po'...
quei muri esterni, vabbè, tu ridi, però dà un po' quell'idea di quei muri antichi, non so, a me viene in mente la Toscana, no? Dove trovi tante di queste. Poi la tinta fa molto differenza, anche se le tinte in Italia cambiano tanto, diciamo degli azzurri mediterraneo ai caldi, Toscana, ad esempio, a Veneto che è più rossa, pure Milano che è rossa, esatto. Bologna che il giallo Bologna, anche esatto, anche il giallo Bologna, esatto. Quindi cambiare anche le tinte. Anzi, è il rosso Bologna e il giallo Milano. Milano, esatto. So we're saying that Italy is very peculiar about color combination. So we have certain colors that are actually combined only with certain cities. So we call it like the red Bologna, yellow Milano, and these are very traditional colors that you always see when you travel around our country. So we keep it natural, we keep it going. So the product allows you, as we said, a pretty big open time, so you can go back, correct it, put a little bit more. And the whole point is to take a look at it from time to time and just try to make it as natural as we can. The vintage effect looks so beautiful. Thank you, Julian. Yes, and then you can take a bit more white. So if you feel that it's becoming like too dark, you always have to white to go back on top of it and blend it even more. So as we said, the secret, it's all about blending colors and blending different materials with different grain sizes. Perfetto, okay. Molto se bello. Se vogliamo adesso andare ancora a Kiev in più, possiamo... No, Fabio, perché poi ce lo dobbiamo far pagare anche questo lavoro, no, che se qua mi stai... Il discorso è l'artista si deve divertire in parete. Se c'è un cliente che vuole un effetto veramente veritiero, che prende l'effetto dei muri consumati, o comunque degli effetti mediterranei, No, we're laughing because I'm saying he was saying that we can go back and do even more, and then we were saying at a certain point we need to find also a good compromise between, you know, a budget that a client has to invest and the number of layers that we are able to reproduce with that budget. Although an artist is an artist, so you also have to have fun when you work on walls, and this fun sometimes cannot be paid completely. Okay. So we could go on and on and do more patination. We could do a bit of color wash. This is really open and quite free. Però ovviamente sponderà avanti veramente all'infinito, perché qui è l'artista che va avanti e studia il progetto. So this is what we call actually customization. It's where the artist, the decorator, together with the client, studies the projects. You pick a color, you pick a technique, and then you kind of customize it to your need. Quindi ci hai spiegato in poche parole come andare a ricreare non un banale effetto pietra, esatto, ma una pietra molto strutturata, molto naturale, con questo bel groove. Da completare poi con calce cruda e anche eventualmente con la nuova tinta stucco. Ci hai anche fatto vedere come si fa a fare questo blend, questo mix di colori. Abbiamo visto che anche calce cruda si può diluire, abbiamo diluito un 20% con acqua, esatto, la tinta anche di più, il calce crudo in tonacchino. Adesso, se ci vuoi far vedere da vicino, visto che tu sei super muscle man, pannelli. I pannelli, così. Sì, da vicino per quanto si può. Ok, vicini ma lontani. Ok, so going, this is the final, you know, result. If we keep working on it and if we keep, like, you know, adding more patinas on top, we can say. So I just wanted to show you how beautiful it is and how real, because this is really like a real Mediterranean, we can say, Italian wall done with Calce Cruda family, the whole Calce Cruda collection. And this is one. And then, mentre l'altro è quello più invecchiato, più particolare. E questo è invece il nostro
Orca, vedi che andare in palestra aiuta, serve sempre. E questo è il nostro invece muro invecchiato, il nostro vintage wall che è sopra un po' di tutto. Ah, guarda, questo qui poi è stato fatto tutta una giornata. A vintage wall, as we can call it, that has everything on it. So we have the bricks, we have like a new layer. Ti fa pensare un po' a quelle pareti storiche italiane dove a un certo punto negli anni 60 o post guerra hanno cominciato a mettere il cemento. Il cemento che si spacca e sotto scopri magari la calce che c'era prima, che ovviamente non riuscendo più a respirare spinge e spacca. Ok, so what we're saying is that this really makes us think here in Italy of a lot of our walls, a lot of our exteriors where after the Second World War people were starting to use cement for the first time, and not always they did it properly, and suddenly the cement breaks, you know, you have all these cracks, and then you uncover, you see what was there before, beautiful lime, stone, or brick walls, like in this case. Volevo fare uno stencil consumato anche, ho detto, ma no, lo stencil non glielo passo. Alla prossima puntata. Quindi il nostro Fabio ci lascia con la premessa di farci la prossima volta uno stencilone. La prossima volta facciamo l'effetto graffio. Effetto graffio. Lo sgraffito. Lo sto finendo. Ok, so with him we keep it like more... heritage. He will show us how to do the graffito and sgraffito effect. Mm-hmm. He's prepared, working on it. Okay, allora Fabio, grazie mille, come sempre super interessante, abbiamo imparato oggi un sacco di cose nuove. Questi webinar per noi sono un modo anche per parlarvi di tecniche che non vedete tutti i giorni, che magari non sono le tecniche wow che postiamo e che presentiamo di solito, però sono quelle che poi restano nel tempo, no? Cioè sono quelle che ci portiamo dietro da X millanta anni. Qualcuno già le conosce, però... Certo, ma è una sorta di refresh, dai. Okay. So what we're saying is that these webinars for us are also a way to describe, to show you techniques that are maybe not so wow, you know, effects that you don't see every day, but that have been around for a lot of time, and we think that this is really something interesting to refresh from time to time. Quindi grazie Fabio, grazie ad Anna per la regia su Instagram e ci rivediamo domani. Grazie a tutti. Bye guys, have a good evening. Bye, ciao Julian, ciao Hans, ciao Fanny, bye.